Eccoci qui alla N puntata di qualcosa dove facciamo cose, situiamo le situe, ok signori? E adesso farò una cosa abbastanza stupida, cioè invaderò a caso i posti per vedere come gestire la situazione. Allora, è molto semplice quello che succederà adesso. Appena il carro armato entra, perfetto. Ah sì, c'è forza che devono. Sì. Facciamo dell'altra acqua da bere qua che. Allora. Qualcuno dovrà tenere questo punto. Non 24 divisioni, ovviamente. E le altre andranno lì. Quindi tutte le sue divisioni andranno qua. Tranne Gianfranco e Maurizio che andranno qui. Poi noi da qua. Signorina, io adesso le faccio un bel disegno. Facciamo così. No, signora, nell'acqua non ci va. Facciamo così e prendiamo tutto fin qua. Così. Ok? Le dico subito, vada, facci. Faccia subito. E intanto noi vediamo qua come organizzare la situazione. Come facciamo organizzare la morte di altri non so quante migliaia di vittime. Siamo in qualche modo passati, non sto capendo bene la dinamica di sta cosa. Ah, lì è uno stretto, non so, cioè, è uno schifo in verità. Oh yes. Guardate qui che bella riga che abbiamo tagliato. E loro adesso qua in mezzo mi diranno, ma io voglio scappare. Ma non c'è la via di fuga. È solo dolore e morte, mi spiace. Ammazzate in faccia. Qui a nord stiamo trovando alcuni dissidenti che tentano di fermare la nostra avanzata in maniera alquanto sfigata. Per non dire. Per non dire che questo qua fissa il muretto qua. Cioè, va avanti. E poi marci sulla capitale, sì. Ah, poi mettiamo uno a difendere qui. Uno a difendere là. Dio che bello, signori miei. E poi una volta che abbiamo preso qua, ci allarghiamo su tutto il fronte. Qua c'è un panico generale perché capiscono che è arrivata la fine. Qui io non sto più capendo un cazzo di questi confini qui, veramente. Veramente non si capisce una me beata merda. Li stiamo squisciando per bene. Dai, mettiamo 5, visto come va bene le cose. Ah, qui abbiamo trovato della resistenza. Allora, io direi che qui. Paolo, tutti fermi qua a difendere. Gli altri vanno avanti. E tu, Carlo. Devi arrivare là. Guardate che bello. Un cancrino, ci muoviamo. Arriva una spadata in faccia sto ghoul. Facciamo che mettiamo fine questa cosa qua. Ok, arrivati qui signorina, lei deve. Ci metterò un po' a disegnarlo perché è un bel pezzo di territorio, eh. Ecco, facciamo. Guardi, anzi. Sono sicuro che se le faccio un disegno tipo così. Capisce uguale. E farà in egual modo un ottimo lavoro. Ora quanti stanno cercando di entrare? Cioè, fa schifo sta cosa qua. Allora, tu ti fermi qui, amico mio. Ah, qui abbiamo fatto. Ora i rossi devono andare qui e poi qua. Così, eh. Qui chiudiamo. Ah, quanti morti qui. Guarda, non so neanche la quantità, non so descrivere la quantità. Fatto ciò, i rossi si prendono questo fronte qui. E quello che fanno è completare quello che gli avevo detto prima, perché alla fine non è che l'abbiamo fatto. Quando vuoi, amico mio.
Ok, qui abbiamo conquistato in sta maniera qua schifosa, sto schifo schifoso. Ma io aspetterei che la signora gialla ha finito là sopra, quasi quasi. La signora, vada, max velocità. Ui, boh. In verità... Mamma mia, mi fa di uno schifo sta cosa qua. Non possiamo pushare lì fuori, basta. Così, ecco, piuttosto apriamoci centralmente, che almeno apriamo un po'. Adesso gli faccio fare un giro dell'oca, questo qua, per prendergli tutte le città, in modo da essere abbastanza sicuri. Cos'è che dice qua? Los Mochis, Casa La Tres, roba spagnoleggiante, quindi non c'entriamo niente in questa cosa qua. Io non so quanti uomini hanno ancora in ballo loro. Noi siamo 41k di morti, Old County sta per crollare. Sì, giuro, non c'ho voglia di guardare le ricerche, tanto ormai non possiamo più studiare niente. No, no, fai così. Un bel giretto così. Qua neanche ci provano ad attaccare, non so. Per me non hanno più forze proprio. Intanto che qui va, facciamo queste due ricerche. Oh mio Dio! Vediamo quando capitolano ste merde. Non ce la fanno più, davvero? Io ho spaccato il culo, sarò sincero, non so neanche come ho fatto, davvero. Allucinante. Avrò ripetuto 30 volte, scusatemi, ma... Old County è... dal pisello per cento dal capitolare. Basta prendergli la capitale l'ultima volta, penso vadano giù. Ecco qua, allora, come facciamo a eliminare sta cosa qui? Beh, qua ci stanno già pensando. LOL. Miei coglioni. Allora, facciamo così. Ma sì, io penso che la signora sappia cosa deve fare. Qui non capisco, è nostro o non è no? Sarà nostro, eh? Ah, hanno capitato anche loro in questa maniera stupida qua. Cos'è questo qua? È invalicabile? No, non è invalicabile. Oh, perché mi fa sto scherzettino qua? Vai a capire testo gioco certe volte. Sui due lati, se non sbaglio, sono capitolati e lui manca poco, quindi io farei così a naso, eh. Una roba di questo tipo. Senza spiegare il motivo della cosa. Qui li stiamo circondando e schiacciando. So many staring eyes. Shit, I'm waiting. Ah, si arrangerà la signora. Sì, e i blu, visto che qua mi pare sia già un fottio di gente, non posso cancellargli il fronte qui e dirgli di rideployarsi qua così. Penso di sì, penso che funzioni proprio così.
Dai, 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 dai. Chiudeteli. Non fateli. Devo, mi sa che devo un attimo macro gestire io, perché mi sembrano un po' persi nel fare le trecce, le bambole. Adesso qui non capisco bene qual è la problematica di ammazzare sto tizio. Non c'è, perfetto. Quindi possiamo per piacere rideployarci e fare qualcosa di utile. E tu? Non puoi fare una roba di questo tipo in modo che io riesca a rivedere che cazzo sta succedendo? Grazie mille, grandissimo. Madonna mia, guardate quanto si incasinano per fare una cosa semplice. Ecco. Così dovremmo aver chiuso una volta per tutte questa guerra qua. L'Home Power. 3000, abbiamo 3000 uomini. Secondo me molti stanno venendo ciucciati dai garrison, che tra l'altro dobbiamo gestire in qualche maniera. Io metterei... questo tutto. Uff, abbiamo finito il manpower così. Non ho parole. 10 persone, non sono poi tante. Ma da qualche parte... che schifo, cazzo. 10 persone. Lo so, andremo a zero anche noi. Zero loro, zero noi. Era un bel territorio a conquistare, eh? Non è che ci sono tanti cazzi. Però loro sono messi molto peggio che noi, quindi... almeno mi piace pensare che siano messi molto peggio di noi. Sì, dai, no, quanto vuoi che tengano ancora sti maiali? Sti maiali di Capital City. Appena arriverà la forza, l'armata della signora qua, signora Betty. Capital City has fallen. Attenzione, è stata veloce come è caduto, non pensavo. Quanta voglia di combattere hanno ancora questi qua? Un bel po'. Non sto più capendo un cazzo di tutti sti fronti qua, quindi cancello un po' tutto il cazzo. Ok. E facciamo così, dai. Scusate, non vorrei essere troppo invadente, ma ci provo. E se li uccidete, abbiamo appena finito il manpower. Uccideteli, dai, camminateli sopra, sulla faccia, basta che gli camminate sulla faccia. No, dovete attaccare tutti assieme. Guardate. Niente, non si può. Devono attaccare in due gatti da un lato e tre gatti dall'altro. Tanto qua sta... allora, voi... basta sta storia qua. E fate una roba di questo tipo. No, non serve che fai... Madonna, che schifo. Sì, facciamo... vai. Ok, ho preso solo la capitale giusto per togliergli i punti. Oh, finalmente, signori. Trino. Sì, non so sinceramente come pensano di potersi salvare loro, ma... no, cosa stanno facendo questi?
Oh, porco. Non mi fare cazzo bestemmiare, eh. Ecco. Sono incastrati per bene. Ole, signor. Salve signorina. È ora di cancellare sta roba qua. E di riconquistare. La signora arriverà da nord. E uno di loro può anche star fermo qua, dai. Allora. Vai, vai, vai. Io vorrei semplicemente finire sta guerra e mangiarmi quello che mi devo mangiare perché è giusto. Ah, signori, è fatta. È fatta, è fatta, è fatta. Allora, prendo tutto e poi divido come cazzo mi va. Tickle Portmore. Oh, Dio mio. Ora sì, ovviamente hanno un fottuto casino generale per il fatto che c'è un sacco di resistenza all'occupazione. Però noi possiamo formare. Silenziamo un attimo questi due orchi troll, quel cazzo che sono che parlano. Allora, intanto salvo per la grande vittoria, signori. Io non ci speravo, già detto, già fatto, guardate qua, Troll Warren. Siamo ricavati la nostra fetta e io ora provo a fare. Anzi, posso fare direttamente questo? The Final Threat. No, prima mi sa che devo. Prima faccio l'evento. Gioco lagga, ok. Nioma riposa. Quindi questa qua è la nostra nuova bandiera. E ora posso fare questa cosa qua che sono 100 giorni. Abbiamo fatto l'achievement. Il maestro vive ancora, vediamo cos'è che è. The Master Lives. Questo qua. Eccolo qua. Nioma riposa, neorino. Nioma riposa, ecco qua. The Master Lives. Non riesco a vedere la faccia, fa veramente schifo comunque. Quindi bypassato questo. Ice Joe è stato rimosso. Tra l'altro non vi ho narrato la storia di Ice Joe, che era un troll che viveva qua al nord. Ed era molto buono rispetto ai troll che abbiamo noi. Ma dopo che gli hanno sparato addosso questi qui della Western Brotherhood, gli ha girato il cazzo e è venuto a chiederci una mano per pararli fuori. Una storia allucinante. Ovviamente io stupidamente non l'ho fatto, ma può darsi che si possa fare. Si potrebbero pappettare quelli della Western e farci dare le tute atomiche. Questa è un'altra opzione. Però io direi che il gameplay con i War. Adesso aspetto 100 giorni, faccio pausa, aspetto 100 giorni, vi dico cosa succede, vediamo un attimo e poi forse direi che il gameplay è finito qua alla fin fine, perché quello che si poteva creare con i War and Troll è questo. Poi se volendo ci si espande, ci fa la guerra. Guardate qua cos'è diventata sta roba. I Timberline qui in mezzo che pregano Dio. Comunque, pausetta, vediamo un attimo cosa riesco a tirare fuori. Ho visto che c'è anche una decisione qui: 150, rinvigorire la nostra nuova capitale. Allora lo faccio. Dice: la nostra nuova capitale, Mariposa, è in una posizione precaria. È un'importante locazione per tutti i tipi di mutanti. Ma non ha risorse né manpower. Dobbiamo riempire la capitale con tutte le nostre cose. Quindi, una volta finito, da più 25.000 manpower, 8 building, 4 infrastrutture. E dice anche: e tutte le risorse di Capitol Hill e Electric City sono spostate qua a Mariposa. Diventa de facto la capitale
Capitol Hill, tutto mariposa. Perché ce l'avevano su questa mariposa? Non so, loro adorano sto posto, a quanto pare. E anche Electric City, tra l'altro, vediamo un attimo quanti. Beh, sono 19. Qua c'è un sacco di roba. Quindi sì, in verità è fico. In effetti non c'è un cazzo qua. Rispetto a... al resto. Nuova mariposa. Un giorno capirò che cazzo è mariposa. Anzi, andrò a documentarmi. Sì, sto facendo fare ricerca a caso, almeno mi scompare quella merda di... Mariposa Reborn in 99, 100... Allora, nuova mariposa. Il primo ha spaccato Armor Clad Normal Guardian Entrance to Vault 7. Ha tirato giù la porta del Vault 6. Ancora una volta, provando che i super mutanti sono il passo successivo nell'evoluzione umana. I veri figli dell'Apocalisse. Il Vault 6 era la casa di avanzate tecnologie e esperimenti fuori dall'immaginazione. Tutti sotterrati sotto dura lava e cenere. Ora ci appartiene. Rowdy Mutants, cioè mutanti, tutti cazzoni, si danno pacche sulle spalle uno con l'altro mentre si bevono dei barili di virus, il Fev, per ubriacarsi di Fev. Oggi la visione del grande maestro sarà compiuta. L'era dei supermutanti è arrivata. Construction speed più 15%, più 30 political power gain. Io sono il nuovo maestro, dice. E cos'è sta roba qua? Ah, me l'ero dimenticata. Cazzo, potevo farlo, mi avrebbe dato una mano allucinante. Sì, ci dà che possiamo attaccare i Timberline di figa qua, che non credo avranno la minima speranza contro di noi, quindi non lo faccio, che non ha senso andare avanti così. Il gameplay si conclude qua con una nuova mariposa riformata e vaffangiostra. Buona continuazione, signori, al prossimo gameplay di qualcosa è quello che è. Fatemi sapere se volete che vado avanti, ma non credo. Adesso è Hearthfire, non frega quasi niente a nessuno. Quindi addio.